L'arbitro Giorgio Vergaro di Bari dà il via alla gara in questo istante. Però Della Rocca che apre subito sulla destra per Garni, il colpo di testa da parte di Girotti, pallone che termina sul fondo, ne lo gioca per Belfasti, ancora Zamparo, Zamparo se ne va sulla sinistra, Zamparo il traversone, splendido questo traversone, arriva Staiti dalla parte opposta, cerca di mantenere vivo il pallone, viva l'azione, Masini il cross, c'è una deviazione, Osugi, gol! Gol della Reggiana di Cozzari! Gol di Cozzari su un pallone recuperato sulla destra, gol di Cozzari dopo 8 minuti di gioco. Zamparo ha controllato un difficilissimo pallone, l'ha messo sulla sinistra per Belfasti, ancora per Zamparo, Zamparo va a mettere in mezzo il pallone lungo, ma Staiti dalla parte opposta lo rincorre, lo gioca per Masini, Masini prova a mettere in mezzo, c'è una deviazione, Osugi velocissimo mette in mezzo, Cozzari mette dentro. Staiti, Staiti va a mettere in mezzo uno strano pallone che si impenna, arriva la girata di Bardeggia con il pallone che termina sul fondo. Primo angolo in favore della Reggiana, primo angolo della partita quando ormai siamo al 25esimo minuto. Belfasti sul fondo, il cross, Staiti controlla il tiro, una deviazione, gol! Il gol del solito Zamparo! Il gol del solito Zamparo al minuto numero 25. Ancora una volta siamo bravi a sfruttare quelli che sono i, diciamo così, rimpalli in area di rigore. C'è stato il cross di Belfasti all'indietro, il tiro di Staiti, una deviazione e implacabile come sempre Zamparo non sbaglia da sottomisura. Belfasti, bravo Zamparo, e no, è fuori. Cozzari, lancio per Zamparo, Zamparo che prova addirittura il sinistro in corsa, che lancio un po' troppo lungo, un po' troppo, il portiere esce malissimo, poi ancora lui, Osugi è corto il suo pallonetto, ribatte sulla linea. Vabbè, poteva anche non essere considerato questo di Spezzani un passaggio all'indietro. L'arbitro guarda il cronometro, fischietto in bocca, dice che può bastare. Finisce qua dunque il primo tempo. Reggiana avanti per 2-0. Sì, ci sono dei cambiamenti nelle file della Reggiana. Andiamo a vedere mentre è partito. Il secondo tempo, esatto, c'è Pastore, c'è al posto di Cozzari, inedita posizione di Osugi in campo, quasi, non dico da trequartista ma da punta vera, arriva Belfasti, tocca bene per Pastore che va al cross ed è gol di Pastore, Pastore va a mettere dentro il gol, il 3-0 dopo 2 minuti di gioco. Pastore segna il gol del 3-0 dopo appena 2 minuti di gioco. Il tocco di Belfasti, Pastore dà proprio l'impressione, vi dico la verità, di andarlo a cercare questo angolo lontano. Ah, Osugi! E il pallone termina sul fondo di un niente. Il tiro cross, pallone che termina sul fondo. L'intervento di Cigagna, pallone che termina sul fondo. Per Staiti la sua finta non riesce a far filtrare, arriva Masini, gli porta via l'uomo, allora Staiti gioca in mezzo per Cavagna che carica il destro e c'è l'intervento regolare. Sì, regolare di Zamparo, sì, assolutamente regolare, il guardaline dice che veniva da dietro. Zamparo dunque, posizione regolare di Zamparo che è intervenuto su questo pallone, ha messo dentro. Mamma mia! Ragazzi, Zamparo è incredibile, è incredibile. Cambio fuori Osugi, entra Boldrini, sì. Lungo, 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 pallone messo in mezzo, non ci arriva nessuno. Pallone che esce.
palla in mezzo, bella traiettoria, Rozio di testa, pallone di poco sul fondo, 35esimo dunque, Cozzolino al posto di Belfasti, 38esimo, dentro Ponsat, fuori Zamparo. L'uscita di Cavagna, sì, entra Rizzi. L'arbitro guarda il cronometro e dice che può bastare. Finisce così con la Reggiana che batte il Sasso Marconi per 4-0.